come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi, cari fratelli, la Chiesa ci invita a celebrare la solennità della Santissima Trinità. Ascoltiamo il Vangelo che la liturgia ci propone secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Com'è bello oggi celebrare la Santissima Trinità. Il mistero per i fratelli non è un muro, ma un orizzonte. Oggi possiamo dirlo, oggi è la festa di Dio. Noi festeggiamo propriamente Dio. Certo, ogni giorno è dedicato a Dio, ma oggi particolarmente è un giorno dedicato a Lui. Chi è che muove tutta la storia dell'umanità? È Dio. Questa è la certezza. Quella certezza che cercava Papini quando dice: «Non cerco gloria, pane, né compassione, ma vi chiedo in ginocchio, datemi qualche certezza». La certezza è questa: Dio non è lontano da noi. Per scoprire Dio non bisogna andare neppure lontano. Bisogna avere l'atteggiamento giusto per poterlo incontrare, per poterlo vedere, per poterlo sentire. Per sentire questa vicinanza di Dio è necessario capire che nessuno di noi è però autosufficiente, ma nel profondo ognuno di noi è povero, è tanto povero. Se ci facciamo orgogliosi, non possiamo sentire né incontrare questo Dio. L'orgoglioso non sente Dio, mentre l'umile sì. L'umile avverte la sua presenza e trova anche la pace. Sì, cari fratelli, Dio è vicino. È più vicino a noi di quanto noi non lo siamo con noi stessi. Ma chi è Dio? Chiediamoci come possiamo conoscere questo nostro Dio. Non posso conoscere Dio da vicino se Lui non mi parla, se non mi viene incontro. Solo Dio può parlare di Dio, perché solo Dio è a livello di Dio. Noi possiamo solamente balbettare quando parliamo di Lui. Allora il problema, vedete, si trasforma. Dio ha parlato, noi crediamo di sì. Cristo si è fatto uomo, si è fatto visibile, è il figlio del Dio vivente. Dio è la parola del Padre, è la personificazione di questo Padre. Gesù Cristo è venuto a rivelarci il Padre, è la parola del Padre. E nel momento di partire Cristo ha promesso anche lo Spirito Santo. Io pregherò il Padre ed Egli vi manderà un altro Consolatore. E poi nel giorno stesso dell'Ascensione, che cosa ha detto Gesù? Ha dato un comando agli Apostoli: andate, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ammaestrate tutte le nazioni.
la Trinità. Allora, carissimi fratelli e sorelle, la Trinità non l'abbiamo inventata noi, è nel Vangelo, perché la Trinità fa parte dell'annuncio di Gesù. Con Bossuet esclamiamo: io credo ciecamente dove non vedo niente, perché credo a chi vede tutto. Gesù ci ha dato una chiave di spiegazione per comprendere la Trinità, facendoci conoscere innanzitutto che Dio è amore. Infatti, se Dio è amore, Dio è comunità. La Trinità ha una sua spiegazione intrinseca nell'amore, appunto. Il mistero, allora, non è, come dicevo all'inizio, non è un muro. Il mistero è un orizzonte. Il mistero non è una mortificazione della nostra intelligenza, ma è uno spazio immenso che Dio offre alla nostra sete di verità. Oggi rinnoviamo la nostra professione di fede. Com'è bello quando, partecipando alla liturgia eucaristica domenicale, siamo invitati a fare la nostra professione di fede. E com'è bello quando è in forma dialogica: credete in Dio, Padre onnipotente, Creatore e Signore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nato da Maria Vergine, che morì, è risorto dai morti, siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo. E noi alla fine concludiamo dicendo: questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Cari fratelli, anche oggi, nella festa di Dio, nella festa della Santissima Trinità, ripetiamolo con orgoglio: questa è la nostra fede e noi ci gloriamo di professarla. Sì, noi crediamo in questo Dio uno e trino, le tre persone divine, tre modi di sussistenza. Io credo in questo Dio che Gesù Cristo è venuto a rivelarci. Sia lodato Gesù Cristo.